portano anche da mangiare. No, ci va. Profetto, ci va. Ragazzi, un po' di spazio. Ciao. Prego, ministro. Ettore. Oh ragazzi, no. Ragazzi, lontano. Ettore. Ragazzi, no, fateci fare il presidente. Fateci lavorare a noi, però. Presidente. Più telefono. Ettore. Ragazzi, come Ettore tu? Scusa, devo mettere il braccio, scusa. Vai. C'è anche prodotti naturali, no? Meglio di andiamo dentro per la conferenza. Sì, passiamo di nuovo. Grazie. Grazie. Eccoci. Deve arrivare. Arriverà il presidente Meloni in auto da Palazzo Chigi davanti al sit-in della Coldiretti. Eccola. Alzate le bandiere! In alto le bandiere. Buonasera, presidente. Però non ce la vede una resa televisiva non ottimale. Non ci vedo niente. Piano. No, ma non ci fate così. Ragazzi, però no, scusa, non la vediamo. Non la vediamo, ragazzi. Un ringraziamento particolare al nostro Presidente del Consiglio, al nostro Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Siamo particolarmente felici e orgogliosi in questo giorno di essere italiani, perché l'Italia è il primo paese a livello mondiale a aver vietato la produzione e la commercializzazione di cibo sintetico. Io penso che sia un grande traguardo per il mondo agricolo, ma soprattutto per i nostri cittadini e consumatori, che ancora una volta abbiamo saputo dimostrare di tutelare con grande attenzione rispetto al loro futuro e al futuro delle nuove generazioni. Grazie di cuore, Presidente. Grazie, Presidente. Grazie. Grazie al nostro Ministro. Grazie ai nostri agricoltori. Va bene, voi siete qua. Beh, vabbè, non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori un provvedimento che, come diceva correttamente il Presidente Grandini, pone l'Italia in una avanguardia sul tema non solo della difesa dell'eccellenza, materia che per noi è ovviamente materia particolarmente importante, ma anche sul tema della difesa dei consumatori, della certezza di ciò che si consuma, e dico di più, anche del tentativo di evitare il rischio che alcune scelte domani possano tradursi in una discriminazione tra chi può avere di più e chi può avere di meno. Noi siamo legati al fatto che ogni cittadino che mangi qui, che mangi nella patria dell'eccellenza, possa avere le stesse opportunità di consumare cibo del quale conosce esattamente la provenienza, del quale conosce esattamente la composizione e del quale, nel caso nostro, conosce anche la grandezza. Grazie. Grazie Presidente, grazie. Grazie Presidente. Grazie. Attenzione. Bandiera gialla, bandiera
Grazie. Finisce qui.